mancano meno di 400 metri al traguardo e non si sa se vincerà la Pinarello o la Croce. È incredibile le emozioni che regala il Palio Marinaro dell'Argentario. Un palio combattutissimo, il Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 78. Sono stati Irione, Croce e Pilarella a combattere fino alla fine, poi però a prevalere è stato il Rione Pilarella. E la Pinarella! 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 Ha vinto la Pinarella! 4.000 metri a mare da percorrere in una distanza di 400 secondi. È arrivata la Croce, che non è riuscita a mantenere il primato del 2018, ma ha dato battaglia fino all'ultima vogata. Un'emozione fantastica. Combattuto contro i vocatori più forti del periodo. Siamo stati una gara combattuta a quattro. Chi era, diciamo, del mestiere sapeva che era una gara combattuta fino all'ultimo. L'abbiamo scampata noi, come avete visto, per poco, perché il mare ce lo permetteva, contro tutte le previsioni. Terza la Fortezza, ultimo il Valle, che rimane anche quest'anno deluso. Il Palio si consolida come manifestazione seguitissima, con un picco di spettatori, sia quelli presenti a Porto Santo Stefano che coloro che lo hanno seguito da ogni parte del mondo con le dirette TV e streaming. Una manifestazione sportiva che al tempo stesso è anche un carnevale, una festa di piazza, una tradizione che dura da oltre 70 anni. No, è stata una competizione agonistica molto bella, ma io sono molto soddisfatto per il fatto che si è svolta in un clima di serenità e di tranquillità, senza nessun incidente, con una presenza di pubblico più numerosa del solito. Quindi il bilancio va visto non soltanto per la parte agonistica, ma anche per la parte civica e civile, e quindi siamo soddisfatti completamente. Ringrazio chi si è dato da fare per questo, le forze dell'ordine, il comitato Palio, i Rioni, quindi è stata una bella cosa, finita bene, poi ha vinto la Pinarella, che si è dimostrata migliore degli altri, e quindi onore ai vincitori. Dai tanto, lavori tanto, investi tanto e poi quando hai questo risultato sei soddisfatta. Ora posso dormire per almeno una settimana. Dallo scorso anno il Palio Marinaro è inserito nelle manifestazioni storiche della regione toscana, un patrimonio per questo splendido angolo della Maremma.